Sindaco, una scelta coraggiosa ma coerente con un po' la sua storia, quella dell'ordinanza di sospensione. Ovviamente le ripercussioni, soprattutto a livello di dibattito in questo momento, sono varie e composite in città. Intanto ci siamo un po' spaventati tutti quando abbiamo visto i dati oggi, valori veramente che sono schizzati tantissimo. Vorrei capire, una domanda che si fanno tutti, quali sono le pezze d'appoggio dell'ordinanza? Insomma, quali criteri dovevano essere integrati e come mai ha preso questa scelta così forte? Ma abbiamo preso questa scelta perché a mio avviso era evidente quello che stava succedendo. Io ho chiesto quel giorno il 20 all'ARPA di intervenire, hanno inviato due tecnici con la qualifica anche di UPG all'interno dello stabilimento e inoltre dalle discussioni mi era stato anticipato ovviamente che nei giorni precedenti c'erano picchi di benzene, di tolumene, insomma quello che poi è riportato dalla relazione. E a quel punto ho deciso di effettuare questa ordinanza, ma la questione non è tanto sinceramente sì, il coraggio, la coerenza, tutte queste cose, ma i fatti. Infatti poi sono arrivati perché diceva qualcuno che i fatti hanno la testa dura, sono cose concrete e le cose concrete sono quel rapporto. Il rapporto che ci dice che c'è innalzamento di benzene e toluene, che non sono due sostanze così, sono due potenti cancerogeni, tra i massimi cancerogeni che esistono. È che questi valori di picco orario sono estremamente elevati. Arrivare a 35 di benzene significa che normalmente abbiamo 0,1, 0,2, 0,3. Quindi tra le 100 e le 300 volte quello che è il valore che normalmente c'è. Ha poco senso dire se hanno superato o non superato i valori di legge che sono la media annuale Beh, è sono stati 5. superati No, la media comunque. annuale è 5. Ma siamo arrivati a 35, è come dire che mi fumo 50 sigarette in un'ora, però all'interno della media annuale sono stato più basso. Ci sono tutta un'altra serie invece di indicatori sulla salute che dicono ad esempio che non si deve superare 3 sulla media delle 8 ore, ce ne sono altri. Diciamo che Ma al di là delle questioni normative e sui valori normati di legge, è stata una scelta di c'è un tema. coscienza e C'è un tema che c'è, una, e questo lo dice l'ARPA, questo non significa dire che non sono pericolose quei valori. Quindi c'è un tema di salvaguardia della salute. E secondo c'è un tema che riguarda la salvaguardia dei cittadini e dei lavoratori, perché il valore massimo è stato ottenuto al perimetro del petrolchimico, nella stazione mobile dell'ARPA, nella stazione di Micorosa, lì è fissa una stazione perché si stanno facendo anche dei lavori. Ed è lì che è stato misurato il valore, diciamo, massimo. Allora, questo è il punto in cui bisogna guardare al futuro, sapendo che il futuro non si risolve qui a Brindisi, bisogna aprire un tavolo, così come Taranto ha un tavolo con il governo, lo dobbiamo avere anche noi. Che cosa chiedete voi? Al di là dell'attenzione che manca, sembrerebbe scontato, ma rispetto a Taranto veramente Brindisi è una città Certo, manca poco. perché Ma esatto. Taranto ha l'attenzione massima in tutta Italia. Ora, anche noi abbiamo il diritto ad avere la Di stessa fatto cosa attenzione. piacerebbe al sindaco dal governo e da Eni stessa? Che Dobbiamo cosa sono un po' la ragionare stessa sui cosa? programmi. Certo, a parte che appunto sono più o meno la stessa cosa, avendo il governo nominato i direttori e gli amministratori delegati di Eni. Ma dobbiamo capire qual è il futuro. Perché quando leggiamo che Eni fa tanti investimenti nella chimica verde, ma Brindisi non rientra in questi piani. Quando fa tanti investimenti in tanti altri settori, ma Brindisi c'è o esiste esclusivamente l'impianto di cracking? E tra parentesi, spesso sottoposto a manutenzioni straordinarie, di forni che sono Tra l'altro, fermi. voi già nella diffida del 2018 avevate posto alcune tematiche rilevanti a livello di funzionamento, delle quali, tra l'altro, ARPA stessa si era fatta carico. Sicuramente, sì, sicuramente loro hanno avuto un'attenzione perché è evidente che se andiamo a guardare i livelli Ci di sono stati accensione meno. dei precedenti al 2018, questa volta ci sono state due accensioni da febbraio 19, quindi in un anno e mezzo. Ma ciò non toglie che però è sempre sottoposta a quest'area, a questo rischio di essere sottoposta a 4-5 giorni di inquinanti. Sentir dire da Versalis che loro non c'entrano e non hanno rapporto, beh, vabbè, io lascio ogni conseguenza, veramente si è disarmati di fronte a una dichiarazione di questo tipo rispetto alle quantità in gioco, alle sostanze che sono state rilevate. Per cui io mi aspetterei un comportamento serio. Dopodiché poi ci sono le polemiche strumentali, io non so neanche commentare
con i quali hanno firmato quel comunicato sindacale, invece chi che francamente con i quali è anche inutile perderci tempo in una discussione. dovrete farlo, immagino, Ma non necessariamente. risolveremo nessun problema con queste E persone, invece diciamo. dal governo e da Problemi esistono. Emiliano avete avuto Io ho dei parlato già col del presidente, certo, e avevo inserito questa proposta a Roma e adesso nelle prossime ore ci confronteremo ulteriormente. Il tema è che appunto abbiamo bisogno anche di interlocutori qualificati, non di interlocutori che dicono che un'ordinanza di questo tipo è fatta per sostenere i propri seguaci, come se i cittadini di Brindisi che hanno in centinaia tempestato di telefonate, polizia locale, vigili del fuoco, ARPA e tutte le forze dell'ordine per dire che stavano sentendo odori forti, intensi, acri e che avevano preoccupazione per la propria salute, fossero dei seguaci del sindaco di È bene Brindisi. chiarire che al di là del superamento dei limiti di legge, la preoccupazione per la salute c'è, Esatto, cioè la è precauzione della effettiva. salute, spiegassero loro a queste persone che non si dovevano preoccupare. In conclusione, i lavoratori, cosa si sente di Ma io mi dire? sento di dire che dobbiamo salvaguardare tutto, ambiente, salute, lavoro, ci vuole un grande progetto di un grande respiro e ci vuole un grande intervento da parte di ENI. È concreto il rischio che Concreto. loro possano subire dei danni a livello occupazionale? Cioè, Ma cosa chiedete se è fatto? penso di no, se qualcuno vuole utilizzare strumentalmente questa volta il ricatto. O mi fai continuare come siamo andati in questi anni, o altrimenti esercito il mio ricatto occupazionale, beh, si deve assumere le responsabilità, a questo punto anche politiche, no? Perché chi dice questo è nominato dal governo. Stia attento chi dice questo.